vino è simbolo di ospitalità e di amicizia, connaturato con la migliore cultura mediterranea. La produzione vinicola è motore di un'agricoltura moderna che rappresenta un settore trainante del benessere italiano. Le capacità organizzative che hanno consentito negli ultimi decenni di affinare tecniche e produzioni devono ora svilupparsi ancora di più nella distribuzione e nella penetrazione dei mercati esteri. Le professionalità che hanno permesso di recuperare vitigni e terreni, di curare le malattie della vite, di portare a tavola e fare apprezzare vini e spumanti nostrani, di avvicinare tanti giovani a un lavoro così promettente, devono continuare a crescere per confermare il nostro ruolo di leader mondiale. L'industria vitivinicola ha numeri importanti per l'economia nazionale, in alcune regioni in particolar modo, e reca un significativo valore aggiunto alla ricchezza nazionale. Il vino è ambiente. L'agroalimentare italiano è un giacimento prezioso che offre il meglio di sé laddove l'attività produttiva si integra con il rispetto del territorio, anzi con la valorizzazione dell'ambiente e della sua storia. C'è un marchio DOC che riguarda tutti noi, da nord a sud, dal piccolo al grande centro, è il marchio Italia. Da questo marchio dipende molto del nostro futuro e di quello dei nostri figli. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato il via alla 50ª edizione del Vinitaly di Verona, la fiera più importante d'Europa nel settore della vitivinicoltura. Abruzzo presente con una folta rappresentanza nel padiglione dedicato alla nostra regione, sempre tra i più apprezzati della fiera. Fondamentale anche la promozione del sistema abruzzese. Assolutamente sì, noi abbiamo appena pubblicato il primo bando della nuova programmazione comunitaria 14-20 proprio per quanto riguarda la promozione del settore agricolo. Saremo di sostegno a tutto il comparto agricolo con questa nuova programmazione. Iniziamo dal Vinitaly di Verona. Antonio Paolini, giornalista, responsabile della guida Vini dell'Espresso. Il vino abruzzese cresce e dove può arrivare? Ma intanto è una domanda a cui rispondo da giornalista ma anche da abruzzese. Con orgoglio dico intanto dove è arrivato. È arrivato a non essere più la ruota di scorta di nessuno, né dal punto di vista della, come dire, del prestigio guadagnato, né dal punto di vista dei riconoscimenti che matura ogni anno. È arrivato a essere contemporaneamente, questa è una cosa su cui dobbiamo ragionare tantissimo, il secondo vino più venduto nella GDO, cioè nella grande distribuzione, cioè dove la gente normale compra il suo vino normale tutti i giorni, che non viene comprato nei grandissimi, prestigiosissimi negozi, eccetera, eccetera, con il Montepulciano. E lì, in questa grande distribuzione, oggi gli italiani comprano il 76-77% del vino che bevono. Dunque, se siamo in questa posizione dobbiamo esserne felici, orgogliosi, ma al tempo stesso capire che dobbiamo sfruttarla per aumentare il prestigio ulteriore e il valore di ogni singola bottiglia, valore di impatto emotivo, di richiamo, di avvicinamento alla nostra terra, alla nostra regione, alla nostra cultura, al nostro bellissimo saper fare e al tempo stesso noi crescere in rispetto per noi stessi, perché a volte forse quello che ci manca è proprio la capacità di credere in noi fino in fondo. Daniele Cernilli, il vino abruzzese dove può arrivare? Beh, il vino abruzzese è già arrivato in tanti posti, è arrivato ancora come vino di poco prezzo, di qualità media, diciamo che il Montepulciano soprattutto è il vitigno che dà origine a vini con buon rapporto qualità-prezzo, può dare origine anche a grandi vini, lì ancora non è arrivato, è arrivato soltanto attraverso pochi produttori e le potenzialità qualitative dell'Abruzzo ancora non sono completamente evidenti, non sono state completamente come dire, espresse. Questo è forse un peccato, molto dipende dalla mentalità della produzione. Le cantine cooperative a volte fanno molto bene, ma qualche volta come dire, omologano un pochino la produzione e questo è, in Abruzzo si è sentito in qualche caso e la componente della cooperazione è molto alta in Abruzzo.
poi ci sono anche produttori che hanno fatto molto bene, oltre a Valentini, Masciarelli, Cataldi Madonna e tanti altri, Pasetti e via discorrendo, però ancora sono una parte piccola rispetto alla produzione totale abruzzese, che potrebbe essere ancora, potrebbe andare ancora meglio e andare ancora più a coprire quelle parti del mercato dei vini di alta qualità che insomma sono quelle che danno anche un senso e un valore aggiunto maggiore alla produzione agroalimentare italiana. La figura di Edoardo Valentini, pioniere del vino abruzzese, è stata ricordata nel corso di un incontro che si è tenuto nello spazio espositivo della Regione Abruzzo nel primo giorno di Fiera Internazionale del Vinitaly. L'occasione è stata il premio Can Grande, consegnato dal Presidente della Repubblica Mattarella al figlio Francesco Paolo Valentini, assegnato dal Ministero delle Politiche Agricole su indicazione della Regione Abruzzo. All'incontro ha partecipato anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che ha inaugurato insieme con l'assessore regionale Dino Pepe lo spazio istituzionale abruzzese di 400 metri quadri allestito nel padiglione 12 che ospita 90 cantine regionali. È un riconoscimento che dà conferma al riconoscimento al lavoro svolto non solo da me ma negli anni ma anche e soprattutto da mio padre e da mio nonno iniziati quindi tanti anni fa. La cosa particolare appunto a conferma di questo è che nel 1987 mio padre a 54 anni ricevette il Can Grande. Oggi io anche a 54 anni ho ricevuto il Can Grande. Quindi è una tradizione che si mantiene viva anche nel tempo. Oggi l'importanza del vino abruzzese fuori dai confini regionali? Assolutamente sì, il vino abruzzese negli ultimi 15 anni, 10-15 anni, è diciamo, salito alla ribalta e la qualità è sempre in ascesa. È un vino in Abruzzo abbiamo dei vini eccezionali, degli ottimi vini e sono certo che nel tempo si affermeranno sempre di più sul mercato non solo nazionale ma mondiale. Le aziende agricole abruzzesi sono state protagoniste nel concorso oleario internazionale Sol d'Oro Northern Hemisphere in Blind Tasting, che ieri ha proclamato i vincitori in occasione del Sol and Agri-Food, la rassegna dell'agroalimentare di qualità. Giunto alla sua 14ª edizione, il concorso ha lo scopo di evidenziare e promuovere le migliori produzioni oleicole grazie al panel composto da degustatori internazionali provenienti quest'anno da Italia, Slovenia, Portogallo, Argentina, California e Grecia, che ha valutato gli oli secondo le categorie extravergine, fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso, monovarietale e biologico. L'Abruzzo è riuscito a portare a casa il Sol di bronzo per la categoria fruttato medio con l'azienda agricola Tommaso Masciantonio di Casoli. 4 gran menzioni, 2 ottenute sempre dall'azienda Tommaso Masciantonio per la categoria monovarietale e per la categoria biologico, un'altra dall'azienda agricola Sandro Di Giacomo di Pianella per il fruttato leggero e l'ultima conquistata dall'azienda Selvotta di Vasto per la categoria fruttato intenso. Sono dei mercati esteri.